Ciao, stiamo vedendo le novità della versione 2.83 di Blender. Veniamo ora alla novità più grossa, che è quella che riguarda i colori. Parto di nuovo nella modalità 2D Animation, quella che abbiamo usato finora. Possiamo subito notare, entrando in Blender, che abbiamo una palette di colori qua in fondo. Finalmente è possibile colorare senza creare dei materiali. Andate a ripassarvi la lezione sui materiali per ricordarvi bene tutti i concetti. Il problema grosso che avevamo finora è che avevamo sempre bisogno di un materiale per poter colorare con un certo colore. Nel momento in cui io avessi fatto un disegno qualsiasi, per esempio appunto un paesaggio con del mare e una parte di terra, questo è uno schizzo. Mi sposto dal livello Lines al livello Fills e voglio cominciare a riempire, magari a cominciare a riempire il cielo con l'azzurro. Dovevo creare prima un materiale per il cielo, lo chiamavo cielo, sceglievo un colore di riempimento, per esempio appunto l'azzurro, e tracciavo un rettangolo. E questo magari era il cielo, e queste cose sono già nella 283, posso farle comunque, insomma, come vedete, adesso lo ruoto di 90 gradi e vado a cercare la posizione giusta per fare il gradiente nel modo in cui voglio. Eccolo lì, così. Queste cose qua posso ancora farle. Adesso sono sempre sul layer fills, posso anche controllarlo da qui, ma di nuovo nei materiali, se voglio fare il mare, creo un duplicato di cielo, l'abbiamo visto varie volte, lo chiamo mare, vado a cambiare leggermente un colore e anche magari quell'altro, più scuro ancora, traccio un altro riempimento, lo confermo, questo può essere il mio mare, devo trovare di nuovo la posizione giusta e adesso scurisco, ecco, ancora di più. Queste cose qua possiamo continuare a farle, ma qual è il problema? Volevamo fare la terra, dovevamo fare la stessa cosa, quindi materiale per la terra e magari adesso non era un materiale di tipo fill, era un materiale di tipo stroke perché volevo prendere un pennello, prendevo un colore per la spiaggia, un colore chiaro, così vado nello strumento disegna e col pennarello. Adesso c'è la trasparenza, posso anche andare a rimuoverla completamente. Cambio questo strumento da pennarello, attivo il raggio con la pressione, la forza la metto al massimo e quello che era un pennarello diventa una specie di pennello e disegno. Che succede se voglio fare delle sfumature? Che dovrei crearmi un materiale nuovo per la terra e diventa molto complicato. E in questo adesso invece ci viene in aiuto la nuova modalità. La nuova modalità va attivata con questi concina qua. Vedete, c'è la modalità materiali, che è quella vecchia, diciamo, che è già impostata in questo momento. La modalità nuova è questa, Vertex Color. Se la seleziono, adesso sto disegnando con il colore selezionato da questa palette e posso prenderne un altro qua giù e colorare con questo, oppure posso aprire qui e ho a disposizione la mia solita interfaccia per scegliere un colore e posso andare a colorare con qualsiasi colore. Notate che il materiale che sto usando è sempre il materiale terra. Però adesso, nelle nuove pennellate che ho fatto in questa modalità, il materiale terra può avere vari colori. Quindi adesso seleziono, lo scurisco un po' e faccio degli ulteriori segni. Magari in questo momento abbasso la forza del pennello e posso cominciare a usare delle sfumature. Di nuovo lo prendo più chiaro e vado a fare delle parti più chiare. Avendo adesso scelto la sfumatura, si sta andando a mescolare uno sull'altro e questo funzionamento è molto più pratico da utilizzare nel momento in cui voglio semplicemente colorare. Adesso rimetto la forza qua e vado a prendere un colore ancora più chiaro, magari questo qua giù, e facciamo. Adesso ho a disposizione tutte le sfumature del mondo. Di nuovo abbasso strength. Questo rimane comunque il materiale terra, per cui posso nasconderlo per intero, ma è un materiale che ha sì un suo colore di base,
ma anche tutti questi altri colori che gli ho messo al di sopra. Se torno in modalità materiale, adesso quando coloro, coloro di nuovo col materiale base del terra. Che attenzione quindi, se cambio successivamente come prima, posso andare a cambiarlo, ma vedete? Cambia solo dove non gli abbiamo già assegnato sopra un altro colore in questa modalità. Quindi adesso, se io vado appunto, come vedete, a cambiare il materiale terra, lui cambierà solo nella sezione, nelle parti nelle quali non l'ho colorato con la nuova modalità. Quindi adesso, se voglio ripristinare il materiale base, posso anche usare magari il color picker, ecco, lo riprendo così. Ora quindi diventa tutto molto più semplice perché posso creare un materiale generico, quindi appunto magari da terra adesso posso fare una copia, lo chiamo, creo un primo materiale generico, rocce, magari appunto un colore più neutro, più grigio, e ora nel momento in cui coloro nella modalità materiale, sempre con questo pennarello, adesso rimetto la strength, la forza di nuovo alta. Posso andare prima ad assegnare in modalità materiale la zona, diciamo, col colore base, poi però posso passare in modalità Vertex Paint e andare a scegliere dei colori da questa palette, per esempio, e adesso abbasso la forza e andare ad aggiungere dei dettagli, magari anche con altri strumenti, quindi per esempio Marker Chisel in questo caso. E notate che cambiando strumento lui si ricorda il colore che avevamo usato precedentemente, come fanno spesso. Adesso abbasso la forza, annullo, la abbasso, come dicevo, annullo. E adesso posso andare a fare questi dettagli con un altro colore sopra e questi segni che faccio contengono un'informazione di colore che prima non avevo. Questa palette di colori qui pronta ha un nome, palette, da questa lista potrei averne anche altre, questa è quella iniziale, ma in qualsiasi momento io posso duplicarla, per esempio, adesso ho palette 001, vedete nella lista c'è palette 001, posso dargli il nome che voglio, da qui. Tutte queste impostazioni le si trova anche qua giù, sono le stesse qua giù, quindi potete farlo come al solito da qui o da laggiù. Qui possiamo decidere di mettere in ordine i colori anche con altro ordine, per esempio di ordinarli per colore, di ordinarli per luminosità o per il loro valore, quindi questi due sono simili, luminosità e valore, però facendolo così, per esempio, i colori più scuri stanno in fondo e gli altri stanno davanti, per saturazione, quindi dai più grigi ai più colorati. Posso andare a cancellare alcune di queste voci, la seleziono, premo meno e vedete questi rossi li sto cancellando dalla lista e qua si sono liberati dei buchi. Posso spostare con le freccette, una volta che ho selezionato un colore, per esempio questo verde, vedete, lo posso spostare nella lista un po' più su, un po' più giù e posso anche aggiungere un colore nuovo, quindi se premo più, adesso in questa posizione viene aggiunto un colore nuovo alla fine che se seleziono posso anche modificare e ovviamente devo di nuovo premere più per salvare il colore che ho appena fatto. Questo lo posso cancellare. Quindi il colore nella palette, anche se lo cambio qui, non cambia. Se voglio, se ho trovato un nuovo colore qui e lo voglio salvare, devo, avendolo in questa posizione, premere più e salvarlo laggiù. E questo è il valore di un secondo colore e posso facilmente switchare tra entrambi. Se premo più qui adesso viene aggiunto questo rosa, se cambio e premo più viene aggiunto questo verde. Cliccando, vedete, cambia il colore di primo piano. È un modo per avere a disposizione facilmente due colori e con questo tasto facilmente passo da uno all'altro. Ricordatevi anche che facendo tasto destro, si può aprire questo pannello che è stato cambiato nella nuova versione e in questo pannello mi è più facile cambiare il raggio e la forza dello strumento che sto usando, scegliere un colore diverso del quale qua vedo un'anteprima e quindi procedere a disegnare in questo modo. Io vi consiglio comunque, se poi avete intenzione di modificare il disegno, di utilizzare i materiali, cioè quello che sto facendo io adesso, selezionare un colore e mettermi a fare delle nuvole nel cielo. Ora, così significa comunque che qua, se andiamo nella parete dei materiali, queste nuvole sono
assegnate al materiale rocce, che se io disattivo fa sparire anche le nuvole. Quindi vi consiglio comunque di cercare di mantenere un po' d'ordine, diciamo, nei vostri materiali, però si può cominciare a pensare a questi materiali come a dei veri e propri layer, tutto sommato, cioè oggetti di scena. Questo qua, appunto, non ha senso che stia sotto rocce. Però non ho più bisogno di nuvole chiare, nuvole scure, rocce chiare, rocce scure, perché ho la possibilità di prendere un singolo materiale e modificarne i colori scegliendoli dalla tavolozza. Notate tra l'altro che c'è questa modalità del colore, modalità straw, che è la modalità normale. Ovviamente se scelgo modalità fill, il colore viene assegnato al riempimento. Quindi vedete, io adesso, anche se sono in questa modalità colorata, sto dipingendo, ma sto dipingendo con il colore base. Perché? Perché questo colore adesso è stato assegnato ai fill. Fill che questo materiale non ha. Quindi, se io creo un nuovo materiale, per esempio per le nuvole, appunto, e lo chiamo nuvole, e lo creo come materiale di tipo fill e scelgo un colore di base azzurrino, magari uso questo, Ink Pen, adesso questo fill ha questo colore di base. Se vado in modalità materiale, come abbiamo fatto finora, sto dipingendo con questo colore di base. Vado adesso un momento a modificarlo. Se voglio aggiungerci dei dettagli in colori diversi, devo passare alla modalità colore, devo scegliere un colore diverso, questo sarà molto vistoso, però appunto devo aver scelto qua non stroke, ma fill, e allora questo colore verrà assegnato ai fill. Se invece io scegliessi stroke, non mi accorgo di niente fino a quando non attivassi per sbaglio qua stroke, perché magari lo desidero, e allora mi accorgo che vedete questi segni, che quello vecchio e questo qua che ho fatto, hanno lo stroke di questo colore, perché qui ho scelto di assegnarlo agli stroke. Quindi anche se lo stroke non lo vedo, lui lo assegna ugualmente e se lo ricorda. Se volessi assegnarlo a entrambi, devo semplicemente scegliere stroke and fill. E allora da questo momento in poi questo nuovo colore e tutte le sue eventuali variazioni verranno assegnate a tutte e due le cose, sia agli stroke che ai fill. Adesso questi chiaramente, quindi se li riattivo, stroke, come vedete si inspessisce perché appare in più il segno di chiusura, ma il colore è assegnato ad entrambi. Ricordatevi che di base viene assegnato solo a stroke. Quindi, se vi chiedete come mai scegliendo stroke non si riempie del colore voluto, è per quello. È perché dovete andare a scegliere fill, appunto, se volete che venga assegnato ai riempimenti. Adesso spero di aver chiarito abbastanza come funziona. Il metodo adesso è misto, per quello è importante comunque aver capito il precedente. Perché la modalità materiale continua a esistere in qualche modo. Adesso io nascondo questo livello nuvole che contiene delle nuvole orrende, creo un nuovo materiale, per esempio per la vegetazione, lo scelgo di modalità fill, sia fill che stroke, scelgo un fill verdolino, scelgo uno stroke simile, quindi verdolino ma magari un po' più scuro. E adesso con Ink Pen, con questo materiale, del quale posso sempre vedere un'anteprima qui, vado per esempio a creare questo, alcuni spazi qui. E ora posso invece passare, per esempio, a un nuovo colore, semplicemente passando qui, scegliendo dei colori di vegetazione e magari se adesso lascio selezionato solo fill, posso usare, come abbiamo fatto prima, un pennarello e andare ad aggiungere dei fill che, attenzione però, se si chiudono, vengono comunque riempiti con questo valore. Quindi, in questo caso, se io voglio aggiungere dei dettagli alla vegetazione senza avere queste aree riempite, dovrò comunque creare un nuovo materiale di dettagli della vegetazione, vegetazione punto dettagli, in cui magari disabilito il fill e uso solo lo stroke e, essendo in questa modalità colorata, posso scegliere dei colori diversi e ora, in questo momento,
si comporta di nuovo come facevamo all'inizio, quindi come un vero e proprio pennello. Alzo la forza al massimo per poter fare questi. Adesso ovviamente bisognerebbe scegliere dei colori un po' più carini. Questi in questo momento sono troppo troppo saturi, però è per come al solito io in queste lezioni non faccio mai dei disegni ben fatti, cerco di darvi un'idea e anzi non vorrei che voi copiaste quello che faccio. La cosa migliore ovviamente è cercare di realizzare quello che voi volete realizzare. Queste palette sono appunto disponibili anche qui. Adesso questa tavolozza è la mia, come abbiamo visto possiamo modificarla, c'è sempre disponibile appunto una palette di base. Vale la pena vedere quindi cosa succede con lo strumento eyedropper. Lo strumento eyedropper avevamo visto che creava un nuovo materiale nella lista dei materiali nel momento in cui io cliccavo sulla scena. Vedete, clicco e viene creato un materiale con questo stroke. Questo funzionamento c'è ancora. Adesso cancello questo materiale che ho creato qua, ma adesso c'è anche una nuova modalità che è la modalità palette, nella quale appunto il materiale viene aggiunto, il colore viene aggiunto alla palette. Adesso potrei cliccare qui e vedete qua in fondo che vengono aggiunti tutti i colori su cui clicco, vengono aggiunti alla palette. Quindi adesso l'eyedropper ha queste due modalità: modalità material crea un nuovo materiale, modalità palette crea un nuovo colore nella palette. Questo è lo strumento Tint. Lo strumento Tint serve a cambiare il colore di segni che ci sono già sulla tela. Quindi in pratica è uno strumento per dipingere quello che c'è già. Ora quindi con lo strumento Tint vado a pennellare. Come vedete lui colora qualsiasi cosa con questo nuovo colore. E però lo colora su quel materiale in questione. Quindi adesso, anche se io avevo in mano il materiale vegetazione dettagli, non importa, questi segni verdi che sto facendo qui adesso con questo verde, oppure se scegliessi invece del verde questo e andassi a correggere alcune di queste cose, non importa che materiale ho scelto, lui li sta facendo sui segni che ci sono già in scena. Vale a dire che li ha fatti al materiale terra, questo qui, perché questi segni, e tra l'altro notate che guardate, lo ha fatto anche allo schizzo, il segno a matita, che infatti è ancora fatto nel materiale solid stroke e comunque posso è fatto nel layer lines, posso disabilitare il layer lines e nasconderlo, però in pratica il Tint va ad assegnare nuovi colori a qualsiasi cosa che ci sia nel posto dove vado a pennellare. Quindi anche su livelli diversi. Infatti abbiamo visto adesso che ha influenzato anche il layer lines, anche se mi trovo sul layer fills. Guardate, scelgo un rosso vistoso, se coloro qui, adesso vedete lui colora tutti i segni, anche adesso magari si vede pochino, però ha colorato anche il livello lines. Quindi non importa su che livello mi trovo, Tint li colora tutti. Se voglio proteggere un certo livello, adesso faccio un po' di annulla, devo semplicemente bloccarlo. Quindi se per esempio adesso blocco fills e pur trovandomi su fills con questo materiale rosso coloro, sto colorando la linea. Adesso alzo strength al massimo così si vede bene. Sto colorando le linee anche se non mi trovo sul loro layer. Vedete, sono venute rosse. Perché ho bloccato il layer fills, quindi il layer fills non viene modificato, ma lines sì. Viceversa, potrei decidere di colorare solo fills e lasciare in pace lines usando il lucchetto. Quindi ricordatevi che Tint dipinge i segni che ci sono già, prima di tutto. Per esempio, non posso usare Tint, adesso sblocco tutti i livelli, non posso usare Tint per dipingere questo cielo. Perché? Perché questo cielo è un fill. È un rettangolo, i suoi segni sono solo sul bordo e sono invisibili adesso perché il materiale del cielo non ha uno stroke. Se io attivo stroke, adesso si vede il bordo del cielo. Posso andare a colorare quindi il bordo del cielo, ma non il contenuto del cielo, perché non c'è alcun segno qui all'interno. I segni sono tutti all'esterno. Disabilito adesso stroke. Quindi, appunto, Tint ha questa capacità di colorare e, come vedete, appunto, di default è su stroke. Se io vado su fill e adesso scelgo, prendiamo per esempio un verde e mi metto qui e
Quindi cerco di colorare quello che è il materiale mare. Lui ancora qui non colora niente perché non sto incontrando ancora nessun punto. Sono qui in mezzo al mare e come vedete lo sta facendo sulla spiaggia, ma appunto sul mare non ancora. Se scelgo Stroke and Fill, vado a modificarli entrambi e come vedete però agisce sempre ed esclusivamente sullo stroke. Adesso, come vedete, sto sfumacchiando un po' qui. Ricordatevi quindi che questo tint non può andare a fare colori dove i segni non ci sono. Se io voglio avere dei segni nell'acqua, devo prima in modalità draw andare a fare, magari anche con la modalità materiale, posso disegnare qualcosina qui. Adesso che questi li ho, se vado in tint e scelgo un certo colore e vado in modalità fill, adesso sì che posso riuscire a modificare questi fill perché ci sono. Ok, quindi non potete fare qualcosa dove non avete segni, avete bisogno che i segni ci siano. E state attenti se quello che vi interessa modificare è la parte interna, cioè i fill, come ho fatto in questo caso, oppure gli stroke. Se adesso appunto sono in modalità fill e vedete va a riempire tutta quest'area della vegetazione, in realtà lo fa comunque a partire dai segni che ci sono, quindi diciamo che devo comunque toccare i bordi esterni della mia area. Quindi questa modalità fill è un po' strana e complicata da utilizzare. In genere quello che vogliamo è usarlo sempre in modalità stroke e andare a colorare i segni dove i segni ci sono. La parte che abbiamo fatto sui materiali è comunque fondamentale anche per riuscire a capire come funziona questa. Ma adesso, avendo a disposizione le palette, è molto più facile riuscire a creare dei disegni anche complessi, soprattutto sugli sfondi, perché diventa più semplice fare sfumature rispetto a prima. Questa era la principale differenza che volevo mostrarvi, ce n'è altre, le abbiamo viste alcune nella prima parte che riguardavano soprattutto le maschere, ma diciamo che le altre sono, non ve ne accorgerete più di tanto, ma è stato fatto molto ordine nella struttura dei pennelli, nella struttura dei nomi, quindi insomma è tutto molto più facile da trovare e da capire. Vi accorgerete che i pennelli adesso sono molto più rapidi, funzionano più alla svelta, sono state migliorate le performance e tutto funziona meglio. Altre piccole modifiche hanno riguardato i modifiers e gli effetti che abbiamo visto nelle ultime lezioni, diciamo. Il principale che vi devo dire è che l'effetto luce è sparito. Noi non l'avevamo visto, ma è sparito perché adesso Grid Pencil reagisce alle luci di scena e quindi non c'è più bisogno di quell'effetto. Una delle novità sui modifiers riguarda per esempio il modifier Tint, che adesso permette, oltre a un colore uniforme, che esisteva già prima per poter dare un tono uniforme ai livelli dell'immagine. La differenza è che adesso possiamo scegliere un gradiente, quindi possiamo dare una tinta rispetto a prima che avevamo solo un colore unito, adesso abbiamo a disposizione anche un gradiente. Però ha bisogno di un oggetto di riferimento per il gradiente. Siccome in questa scena non ce n'è, è necessario avere un oggetto esterno che deve fare da guida, diciamo, per le dimensioni di questo gradiente. Abbiamo appena usato la modalità Object. Comunque, se vado in modalità Object e vedo la mia scena di Grease Pencil, ora posso creare anche altri oggetti creando un empty. Magari faccio un empty a forma di sfera perché è un po' più facile da comprendere. Nel mio oggetto Grease Pencil gli assegno questo empty come guida e adesso questo empty, quando lo sposto, mi sposta il gradiente. Se lo ingrandisco o lo rimpicciolisco, regolo il gradiente. La rotazione non ha molto senso perché è rotondo. Quindi, insomma, questa è una novità di questo modifier. Ma per poterla usare, bisogna creare un altro oggetto che faccia da guida, altrimenti in modalità uniforme non c'è nessun bisogno. Se in modalità gradiente è necessario l'oggetto. Se l'oggetto non c'è, come vedete, il modificatore ha il titolo in rosso, il che significa che non funziona.
Potete comunque facilmente notare che la maggior parte adesso degli altri modifier hanno una struttura diversa dal punto di vista dell'interfaccia, sono stati messi un po' in ordine, ma non ci sono particolari modifiche, è solo una questione di spostamento e pulizia, diciamo, del posizionamento degli oggetti. Queste sono le principali modifiche che volevo mostrarvi riguardo alla nuova versione di Blender 2.83. In questo modo abbiamo integrato la prima parte del corso con queste nuove modifiche. Tenete buono tutto quello che è stato insegnato sulla 2.82 perché appunto le differenze sono quelle che abbiamo visto in queste due mezze lezioni. E per il resto tutto quanto continua a rimanere valido. Al limite fate caso al cambiamento appunto di posizione di qualche slider, di qualche casella e al cambio di nome di qualche parametro da angle, rotation e così via. Ma i concetti sono quelli e tutte le modifiche che sono state fatte sono di carattere migliorativo. E quindi, insomma, secondo me vale veramente la pena passare alla 2.83. Grazie mille e alla prossima lezione.